Ciao a tutti. Allora, io vi voglio dire che una delle cose più emozionanti è stare in questa parte qui, quindi io farò come le rockstar, magari, e mi metterò qui. Allora, vi vorrei fare una domanda, non vi parlerò di me, non è importante parlare di me. Avete preso il caffè? Tutti? Tutto a posto? Siete pronti? Perché adesso in questa trentina di minuti, dai, qualcosa di più, parliamo un po' del nostro lavoro. Quanti di voi lavorano nel content? Beh, va bene. Allora, cominciamo. Secondo voi, se la crisi economica, quella che viviamo oggi, che abbiamo, fosse stata spiegata con delle parole chiare, per cui avessimo capito cosa significavano alcune parole tipiche della finanza, avremmo potuto evitare le conseguenze? Sì o no? Sì, bravi. Allora il mio intervento finisce qui e non ne parliamo più. Allora, una cosa interessante che ho trovato, mi sentite bene? Perfetto. Una cosa interessante che ho trovato è che l'anno scorso a Sintra, che è un posto in Portogallo, durante il forum della BCE, quindi immaginate un evento ingessatissimo con Mario Draghi, con tutta quanta il gota della finanza europea, è stato presentato uno studio sulle aspettative dell'inflazione, una cosa ipertecnica. Quando questo studio è stato presentato, uno studio di 4 psicologi ed economisti, è venuta fuori una cosa molto particolare, che, punto 1, le aspettative economiche, cioè quello che noi ci aspettiamo per il nostro futuro, tutti quanti abbiamo un'aspettativa economica, se io so che il mese prossimo guadagnerò una cosa, farò anche un previsionale di spesa, per esempio, per l'automobile, un vestito, eccetera. Il primo punto, quindi, di questo studio è che le aspettative economiche dipendono anche da cosa comprendiamo della comunicazione. Fino a qui, abbastanza chiaro. 2. Le aspettative economiche, in questo caso, influenzano le nostre decisioni sullo stile di vita e le spese che affronteremo. Probabilmente lo potete, come dire, immaginare. 3. Una comunicazione chiara ci avrebbe aiutato ad affrontare meglio la crisi. Che significa? C'è proprio una frase di questo studio che mi ha colpito moltissimo e che in realtà avrebbe dovuto colpirci già da moltissimo tempo. Le famiglie e le imprese esposte, leggete bene, esposte a informazioni chiare sui prezzi, adattano i loro consumi agli obiettivi delle politiche economiche. Traduciamo: se le persone, le famiglie, le imprese fossero esposte, quindi messe di fronte a un'informazione chiara di che cosa succederà da qui ai prossimi 2 anni, 5 anni, 1 anno, 1 mese, ai prezzi, potrebbero, o avrebbero potuto in questo caso, fare una scelta diversa sul proprio futuro. Cos'è il futuro? Il futuro è acquistare una casa, il futuro è acquistare un'automobile, il futuro è anche decidere oggi se lasciare un lavoro che non ci piace. Che cosa è mancato allora durante la crisi? Una cosa incredibile, è mancata la comprensione. Quanti di voi sanno, e mi ci metto anch'io dentro, esattamente cosa significa spread, ma esattamente, non quello che ci hanno raccontato, esattamente. Io voglio le mani alzate. Quanti ce ne abbiamo? 1? Chi altro lo sa? Disavanzo. Lo sapete cos'è disavanzo? Non vi faccio una lezione di economia perché non ne so molto, però inflazione. Lo sapete in che modo l'inflazione ci porta? Lui sì, adesso vieni su e ce lo spieghi. Allora, cosa significa tutto questo? Che per molte persone, per molte imprese, questa parola non significa niente, purtroppo non significa niente, perché lo spread, l'inflazione, il disavanzo, influenzano moltissimo le decisioni che noi prendiamo, come vi dicevo, sul nostro stile di vita. Allora, in una sala di content e soprattutto all'interno di un web marketing festival, perché stiamo parlando di economia? Per un motivo molto semplice, perché noi, in maggioranza qui dentro, lavoriamo con le parole. Chi è che di voi che non lavora con le parole? Non vedo mani. Tu lavori con le parole? Sì. Noi lavoriamo con le parole. E allora una domanda. Le parole che noi usiamo ci permettono veramente di capire la realtà che viviamo? Lo vediamo.
Vi faccio anche un piccolo quadro iniziale. Ci sono delle cose che come esseri umani, non solo come professionisti, ci uniscono tutti quanti. Sono la sicurezza non in termini polizieschi, la sicurezza proprio il fatto di essere sicuri di domani di avere magari la pensione, il futuro che è sempre la pensione di cui sopra, la libertà, sono dei concetti che ci legano tutti quanti. E allora li andiamo a vedere uno per uno per vedere in che modo le parole che usiamo per raccontare questi temi siano o non siano, spesso purtroppo non sono, quello che riesce a, le parole che riescono a raccontare esattamente che cosa noi facciamo nella vita di oggi. Allora io voglio partire, vi racconterò tre casi di persone che conosco, che quindi mi hanno dato anche un po' lo spunto di questo speech. Lei è Anna, è una signora di 37 anni, vive a Roma, non è italiana e mi aiuta a casa, quindi è una collaboratrice domestica. Un giorno è venuta da me e mi ha fatto una domanda, mi ha chiesto, è incinta, mi dice, ma quando nasce il mio bambino io posso stare a casa? Dico, guarda, non lo so, andiamo sul sito dell'INPS e cerchiamo di capire insieme se quando nascerà il tuo bambino potrai stare a casa. Ok, siamo andate a vedere il congedo parentale sul sito dell'INPS. Allora Miriam sul congedo parentale c'è già passata, quindi quanti di voi hanno chiesto il congedo parentale? Quante donne ci sono? Abbastanza. Vabbè, lato uomini poi ci arriviamo, parliamo anche di voi. Allora io adesso ve lo leggo e vi chiedo di leggerlo con me, magari non ripetendolo perché altrimenti si fa il boato. Il congedo parentale compete in costanza di rapporto di lavoro ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, virgola, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Secondo voi Anna riuscirà a stare a casa, sì o no? Io vi ringrazio, però è una domanda lecita. Sapete io che penso? Penso questo, non lo so, non sono riuscita a capirlo. Allora, per questo mi sono venute in mente delle regolette che noi dovremmo ricordarci, che ci servono per capire questa realtà che è complessa, perché noi siamo in una realtà estremamente complessa ed è complessa perché è una realtà tecnologica, è una realtà già normalmente molto difficile. Regola numero uno, semplifica. Cosa vuol dire semplificare? Qui lo sappiamo tutti, l'avrete letto ovunque. Usa parole familiari, usa un vocabolario condiviso. Cos'è un vocabolario condiviso? È un vocabolario che all'interno, aspettatemi faccio la foto, che all'interno del nostro ambito di sapere sia noto a tutti. Quindi è chiaro che se io sto parlando di motociclette con il mio pubblico, dovrò parlare un linguaggio tecnico per esperti motociclisti, però avrò la certezza che è qualcosa di condiviso. Se io sto parlando su un sito pubblico, condiviso cosa significa? Chiaro a tutti. Tutti chi sono? Noi. Tutti noi. Ok, regola numero due. Informa. Informa vuol dire questo. Usa un linguaggio comune ma preciso. Chi lo sa che vuol dire comune? Dai, su, alzate le mani. Comune. Pensavo fosse più semplice. Allora, comune vuol dire un linguaggio quotidiano, che conosciamo tutti, un linguaggio, appunto, come si diceva poco fa, condiviso, ma preciso, perché anche le parole comuni possono essere specifiche. Bene, vi faccio un esempio. Questo è un esempio per maschi, perché arriva da un sito bellissimo sull'ipertrofia prostatica benigna. Allora, l'ipertrofia prostatica benigna è una patologia dell'uomo, della prostata. Che cosa mi dicono le parole? Hai fatto fatica a trattenerla. C'è qualcuno che non ha chiaro che cosa significa questa frase? C'è qualcuno che ce l'ha chiaro? Mi alzate le mani? Tutti ce l'avete chiaro? Ok, perfetto. Perché è semplice e mi informa? Perché mi dice in un linguaggio semplice rivolto alla maggior parte della popolazione, perché questa patologia non è specifica di un certo tipo di uomo sì e altri no,
è comune a tutti, ricchi, poveri, più colti, meno colti. In che modo diventa un linguaggio che informa e semplifica? Perché usa delle parole che le persone riescono a capire, ma sono comunque precise, perché comunque sotto mi dice anche, potrebbe essere un sintomo dell'ipertrofia prostatica benigna, una patologia, è qui la spiegazione, che comporta l'ingrossamento della prostata. Bene, allora immagino che la prostata sia un discorso che vedo per l'area di là dove vedo più uomini. Allora, vi voglio dire anche un'altra cosa, c'è una terza regola che dice offri dei fatti. Cosa sono i fatti? I fatti sono i numeri e sono soprattutto quei dati che ci mettono nella condizione di evitare quelle espressioni vaghe che non dicono assolutamente nulla. È una delle regole che ci danno quando impariamo a fare content. Bene, regola 4, evita le interpretazioni, cioè spiega e dettaglia quello che non è chiaro. Sembra simile a quello che diciamo prima e in realtà un po' lo è, ma è anche un po' diverso e ora vi faccio vedere perché. Questo è un testo che ho preso su un sito molto bello che si chiama Spain.info, il sito turistico della Spagna, una cosa su cui chiunque si occupa di progettazione del design delle parole ha sbavato per anni, anche di design in generale, e dice esattamente questo, mi metto di qua perché altrimenti non lo leggo. Qual è la moneta della Spagna? In Spagna, come in altri paesi dell'Unione Europea, si utilizza l'euro. Un euro si divide in 100 centesimi, esistono 8 monete diverse, esistono 7 banconote diverse. Allora, chiaramente io non sono qui a dirvi quanto sono bravi loro, ma si tratta semplicemente di utilizzare un linguaggio che dia dei dati, che spieghi, che riesca a farci capire esattamente di che cosa stiamo parlando a tutti. E vi ricordo, un sito turistico non è un sito della pubblica amministrazione, non sto dicendo questo, ma un sito turistico si rivolge ad una moltitudine. E quando noi parliamo a tanti, e questo concetto lo ripeterò fino alla fine, lo sognerete probabilmente anche stanotte, dobbiamo cercare di essere il più chiari possibile. Bene, 2, futuro. Lui è Marco, il mio elettricista. E Marco è di Verona, vive anche a Verona, ogni volta che passa a Roma viene da me a sistemarmi le prese delle cose. È un elettricista, ha 46 anni, più o meno alla mia età, e ha un grandissimo pensiero che penso che sia condiviso da tutti quanti in questa sala, in quelle accanto, eccetera. Io voglio farmi la pensione privata, ma se quei soldi poi mi servono, li posso riprendere? Avete la pensione privata? Avete la pensione integrativa? Male, la dovete fare perché sennò non avremo la pensione. Quanti di voi ce l'hanno? C'è qualcuno. Benissimo. Allora, vi faccio la solita domandina. Ci leggiamo insieme questo bellissimo articolo di pensione integrata, vi va? Dai, datemi un sì. Dai. Ok. Articolo 19, riscatto totale e parziale. Il contraente può richiedere, trasmesso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto stesso, fermo restando, ai sensi del precedente articolo 9, il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al regolamento ISVAP numero 38/2011 espressamente, mi ci sono anche inciampata, accettati dal contraente. Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto, rivalutando per il numero di giorni, eccetera, 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 applicando all'importo così ottenuti i costi, eccetera, 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 l'avrete letto anche voi. Una domanda. Ci riesce Marco a riprendersi questi soldi e soprattutto a capirci qualcosa? Cioè, quanti di voi pensano che ci riuscirà? Questo è un contratto vero, l'abbiamo appena riscritto per lavoro, quindi è un vero contratto. Secondo voi ci riuscirà, sì o no? Boh. Io non lo so, francamente non lo so. Ok, regola 5, trasmetti fiducia. Come trasmettiamo fiducia con un testo? Come si trasmette la fiducia con le parole? Noi parliamo con le persone utilizzando appunto delle parole. E le parole che utilizziamo, le utilizziamo perché prima le pensiamo. Concetto dell'unità cartesiana. Quindi, se qualcosa è facile da leggere, è perché è facile anche da capire, ed dovrebbe essere facile da capire, scusatemi, e quindi è facile da fare.
La fiducia parte dal fatto che io percepisco che quello che sto leggendo è qualcosa che posso mettere in pratica, perché mi è chiaro, perché lo capisco. Il problema di questa identità è che spesso le parole che usiamo non sono chiare neanche a noi. E ve lo dico a ragion veduta, perché quando abbiamo parlato con chi aveva scritto questo contratto per chiedere, scusateci, ma che ci avete scritto? Loro ci hanno risposto, boh, è stato scritto nel corso degli anni, aggiungendo delle parti di legalese, burocratese, eccetera, e alla fine è diventato questo mappazzone terribile che è stato esposto, come dicevamo prima, agli utenti che utilizzano, che leggono questi contratti e che si scrivono. Bene. Regola 6, che è legata alla regola 5 della fiducia. Motiva all'azione. Motivare all'azione significa fare una cosa fondamentale, ridurre l'ansia. Siete ansiosi? Allora vi rivelo una cosa che probabilmente sapete già, ma io ve la rivelo lo stesso. L'ansia è la nostra emozione guida, soprattutto nel design. L'ansia è l'emozione che ci guida assolutamente di più, è quella che ci mette nella condizione di essere incerti o di non voler fare o di voler fare un'operazione. Immaginate per esempio che dovete recuperare una password quando dovete comprare un biglietto del treno che sta per partire online, ok? Voi dovete recuperare la password, quello che vi viene lo schioppone, come si dice a Roma, cioè quella sensazione di nodo allo stomaco, di dire oddio, e adesso cosa faccio? Quindi, dato che l'ansia è un'emozione guida, però ci impedisce anche di vivere bene, ridurre l'ansia e generare sollievo è compito delle parole, che tra l'altro, delle parole che generano sollievo, sono anche delle parole che ci aumentano la fiducia nei confronti del nostro cliente, del nostro futuro, del sito, della pagina, di quello da cui dobbiamo per esempio acquistare. E per fare questo utilizziamo anche delle frasi positive e ve lo faccio vedere. Trasmettere fiducia, motivare all'azione. Semplicissimo, questo è un sito, non ho potuto cancellare il nome del brand, lo capirete da soli, se non lo capite poi c'è un modo per farmi le domande, non vi preoccupate. Ve lo leggo, dimentica calcoli, appunti agenda, con Oval hai una panoramica completa delle tue finanze in un'unica intuitiva schermata, visualizza i tuoi conti, le tue carte e i sistemi di pagamento automaticamente organizzati e categorizzati per tenere sotto controllo le spese, eccetera. Trasmettere fiducia vuol dire fare in modo che le persone, capendo perfettamente cosa stiamo dicendo loro, generino, e questo non è un processo che noi facciamo consapevolmente, lo fa il nostro cervello per noi, generi quindi una sensazione di fiducia verso l'altro. Motivare all'azione vuol dire partire da questa sensazione di fiducia e invitare l'altro a muoversi, a fare qualcosa per noi. Motivare all'azione vuol dire mettere l'utente, nella user experience non si parla di utenti, si parla di persone. Parleremo di persone, l'altro, la persona, che siamo anche noi, nelle condizioni di fare qualcosa, come per esempio visualizzare i conti, le carte e i sistemi di pagamento. Sono tutte azioni positive, sono tutte azioni che ci invogliano a muoverci. Ok, parliamo di libertà. Che cos'è la libertà? La libertà è una cosa che riguarda anche questa tutti noi. Questo signore che si chiama Antonio vive in provincia, a Teramo. Sapete dove si trova Teramo? Figuriamoci, qualcuno di voi è di Teramo? Ma dai. Bene, lui è mio padre, è pensionato, sostiene di essere una persona molto informatizzata perché quando lavorava, quindi molti anni fa, utilizzava il terminale che era una specie di computer. Più volte l'ho invitato a venire con me a Milano, ad andare a Milano per fargli vedere Milano. E lui mi ha detto questo, io a Milano ci andrei, ma siccome la biglietteria della stazione a Teramo non c'è più, io non so fare il biglietto online. Perché in stazione non c'è la biglietteria e non so come fare. Allora ovviamente la figlia tecnologica gli ha detto fermati, adesso ci intervengo io, ci penso io. Siamo andati a leggere questo problema, questo regolamento assurdo che c'è sul sito Trenitalia, che non vi invito ad andare a vedere perché immagino che voi lo conosciate tutti quanti.
Quanti di voi credono che il sito di Trenitalia sia da ergastolo? C'è qualcuno che non ha alzato la mano? C'è qualcuno che è connivente, sindrome di Stoccolma, cose del genere? Niente, va bene. Allora, anche qui non ne potrete più, ma a me non interessa, ve lo leggo lo stesso. Quando si ha diritto al bonus per gli abbonamenti regionali con applicazione sovraregionale? A seguito dell'adozione del nuovo algoritmo e se sei in possesso di un abbonamento regionale con applicazione sovraregionale, mensile o annuale, valido nel periodo tra ottobre 2017 e luglio 2018, hai diritto al bonus per la differenza, nel caso in cui il nuovo prezzo risulti inferiore a quello pagato precedentemente. Tutto chiaro, no? Il bonus per il solo mese di ottobre 2017 è pari al doppio del valore di tale differenza. Adesso cacciate la calcolatrice e facciamo il calcolo di quand'è. In tal caso hai diritto ad un bonus per ogni titolo, ossia un codice elettronico, riportato su un promemoria stampato e non duplicabile. Punto. Benissimo. La solita domanda. Ce la fa papà a fare questo biglietto online? Boh. Veramente? E boh. E perché boh? Perché io lo potrei fare a costo di una grandissima difficoltà. Il problema che abbiamo quando lavoriamo con le interfacce digitali, ne avrete sentito parlare, adesso si parla molto di UX writing, tra l'altro stamattina c'era un intervento bellissimo che forse voi avete perso male, che era nella sala di UX. È una regola importante, la regola 7, orienta. Cosa vuol dire orientare con le parole? Cosa significa orientare quando diciamo, quando usiamo le parole? Quando leggete il cartello Rimini 10 km, cosa fa un cartello? Ci orienta, ci dice che fra 10 km, banale no? Ci dice che fra 10 km ci sarà Rimini. Orientare vuol dire distribuire, collocare il contenuto, con le parole quindi ovviamente, in un modo logico, cioè far trovare alle persone le parole di cui hanno bisogno negli spazi giusti. Vi faccio un esempio. Se io sto parlando, in questo caso, di un bonus, di un rimborso, il contenuto dovrebbe essere organizzato in un modo logico, quindi spiegando qual è la casistica in cui si può ottenere, qual è la casistica in cui non si può ottenere e le modalità per utilizzare questo bonus. Un contenuto come quello che abbiamo visto poco fa, e poi ne vediamo uno virtuoso, cosa non fa? Cos'è che non fa un contenuto del genere? Non mi guida, non mi orienta. Perché non mi orienta? Perché è un mappazzone, appunto, quindi un intruglio di cose che stanno prima, dopo, senza un ordine logico. La nostra mente è una mente meravigliosa, piena di poteri, veramente a livello neuroscientifico noi abbiamo tantissime competenze, ma le nostre competenze devono essere anche allenate, perché il fatto che il discorso ci guidi e ci porti da A a B e ci faccia comprendere tutti i punti, non è soltanto nell'uso della parola semplice o meno semplice, ma è anche dell'organizzazione del nostro contenuto e quindi una distribuzione che sia logica. Questo punto ne anticipa un altro, cioè l'organizzazione, che è l'ottava regola. Seguire il modello mentale delle persone a cui mi rivolgo. E questo penso che sia il punto meno utilizzato, meno tenuto in considerazione forse della storia dell'umanità. Quando noi scriviamo, questa è sempre una delle grandi regole di quando si dice il contenuto prima, content first, prima le persone, scriviamo per le persone, questa è la prima regola che sempre viene sbagliata, viene cannata tecnicamente. Noi non prendiamo in considerazione mai il modello mentale delle persone. Ovviamente mi direte voi, ogni persona ha un modello mentale diverso, allora io non posso scrivere one to one, cioè non posso scrivere per lui che è il nostro economista. Sto scherzando ovviamente. Io però mi devo rivolgere, devo utilizzare un modello mentale che segua almeno una logica, almeno una struttura. Ve lo faccio vedere che cosa significa. Questo contenuto qui è un contenuto che segue un modello mentale e che orienta. Perché orienta?
perché stiamo parlando di biglietti e vedete che c'è una scansione, mi metto sempre da questa parte, abbiamo in alto i treni regionali e la tariffazione, quindi una tariffa unica denominata ordinaria, con tutti i prezzi, con gli formati anche elettronici o meno. C'è qualcuno che lavora per Trainline, che è questa app? Perfetto, quindi non è una marchetta, benissimo. E poi ci sono invece i treni nazionali, con tutte quante le specifiche legate ai treni nazionali. Dall'altro lato abbiamo invece un ordine che segue quello delle persone. Quando io compro un biglietto di qualsiasi natura, quali sono gli aspetti che guardo? Il prezzo. Quindi, per dare un ordine, un ordinamento che segua un modello mentale, di che cosa devo parlare? Di prezzo. Prezzo, che cos'è? Meno caro. Meno caro è già qualcosa che... quello meno caro. Semiflessibile, flessibile. Tre specifiche che mi guidano all'interno della navigazione. Molto bene, allora adesso... voi mi direte, beh certo abbiamo visto degli esempi comunque di persone che non hanno la nostra stessa scolarizzazione, che magari hanno avuto anche delle esperienze diverse, hanno un'età diversa, qualcuno potrebbe dire sono comunque delle persone che anche a livello di accessibilità hanno delle caratteristiche specifiche. Benissimo, allora vi voglio presentare proprio un ultimo caso di questo signore qui, forse qualcuno lo riconosce perché insomma forse è un po' famoso, si chiama Don, ha 83 anni, quindi non è un ragazzino, adesso è pensionato, nella vita vive a San Diego, quindi vive in California, non c'entra niente con noi qui in questa sala, in parte, è un pensionato appunto, è stato però vicepresidente della Apple e vi posso rivelare, per chi non l'avesse riconosciuto, che ne sa qualcosina di design, ma proprio giusto qualcosina, perché ha scritto un libro che voi quando andate al supermercato lo trovate accanto a Fabio Volo, cioè se voi andate a cercare i libri di Fabio Volo nel reparto accanto al frutta e verdura trovate questo libro qui, che si chiama La caffettiera del masochista. Chi non ce l'ha? Non mi alzate le mani, dai, mi fate male. Ok, questo signore si chiama Donald Norman, ovviamente, è il signore, la divinità assoluta del design, davvero è un nome talmente importante che mi vergogno quasi a parlarne. Però Donald Norman ha scritto non più di un mese fa un articolo bellissimo che vi invito veramente ad andare a leggere perché fa bene a tutti, che si chiama "Ho scritto un libro sul design user friendly e quello che vedo oggi mi spaventa". Cosa dice Donald Norman? Ho 83 anni, sono un anziano. Il numero... c'è qualcuno che è contrario a questa affermazione? Ok. Il numero di anziani continua a crescere, anziani attivi, anziani che sono in buona salute. Non siamo una nicchia di mercato, siamo dei buoni clienti. Nonostante questo, il mondo sembra disegnato contro gli anziani. Tutti hanno bisogno di un buon design. Nell'articolo Donald Norman dice una cosa sacrosanta, cioè dice: noi anziani siamo dei buoni pagatori perché abbiamo la pensione. Cosa che appunto, come dicevo, noi forse non avremo mai. Noi anziani siamo tanti, soprattutto se siamo anziani attivi, abbiamo anche il diritto di poter accedere alla tecnologia, ma la tecnologia è difficile per noi. Figuratevi una persona che comunque, pur essendo stata alla base del design, ha comunque 83 anni. Allora, le parole sono importanti per questo, perché noi pensiamo, io qui mi sono rivolta un po' a tutti noi, a noi non succederà mai secondo voi? Noi non invecchieremo mai? Noi invecchieremo, speriamo, e quando invecchieremo anche noi avremo gli stessi problemi, perché la tecnologia è più veloce di noi, il design è più veloce di noi e le parole soprattutto non sono a livello della nostra quotidianità. Il design è fatto di parole. Quando noi facciamo i copywriter, quando siamo content designer, chi scrive per lo UX writing, tutti quelli che si occupano di parole sono dei designer, perché le parole sono design a tutti gli effetti, insieme alla grafica, sono la stessa cosa, perché guidano le persone nello stesso modo. Se le parole che utilizziamo oggi non ci fanno capire la realtà, che cosa ci facciamo? A cosa servono? Il linguaggio che avremo nel futuro
E qui si spiega perché il titolo di questo intervento è il linguaggio, progettare il linguaggio del futuro. Il linguaggio che utilizzeremo in futuro dovrà dare delle risposte alla nostra ricerca di connessioni e di comprensione. Difficile come frase. La realtà è una realtà connessa. Noi utilizziamo delle interfacce che progressivamente diventeranno delle interfacce vocali. Le interfacce sono difficili da usare. Guardate che chi ha fatto la progettazione di Alexa rivela che Alexa è difficilissima da programmare, perché comunque ha tanti errori, perché le interfacce sono difficili. E il linguaggio che noi utilizziamo, che utilizzeremo nel futuro, dovrà permetterci di fare delle cose banali su tutti i device indossabili, per esempio. Pensate ai wearable. I wearable sono gli orologi che, per esempio, quelli di Google, eccetera, non so nemmeno come si chiama, tipo l'Apple Watch, ecco, diciamo quelli. Quindi, in una realtà difficile, è difficile oggi, figuratevi come diventa difficile domani, con tecnologia sempre più avanzata, noi dovremo cercare di utilizzare le parole proprio per dare una risposta a queste connessioni. Il linguaggio dovrebbe fare da ora, dovrà fare tre cose, deve fare tre cose. Ed è fondamentalmente il motivo per cui siamo qui in questo speech. Immagino che, dato che avete già preso anche il caffè, quindi insomma, in qualche modo siate venuti perfetto. Mi dicono 10 minuti, quindi ci siamo. Il linguaggio deve fare tre cose: anticipare, guidare e rassicurare. Che significa? Il linguaggio nelle interfacce digitali, non solo, ma principalmente nelle interfacce digitali, deve anticipare quello che viene dopo. Come vi ho detto, l'ansia è il principale, è la nostra emozione guida, è l'emozione più importante che abbiamo. Se quando noi ci troviamo all'interno di una schermata, ad esempio, e stiamo per andare avanti, stiamo per acquistare un libro online, qualcosa online, noi non sappiamo cosa succederà a breve, non riusciamo a immaginare se dovremo inserire un codice, se dovremo inserire la nostra carta di credito, che cosa dovremo fare al click. Se il linguaggio non ci aiuta, il nostro stato di ansia aumenta e ci impedisce di andare avanti nella navigazione, nella maniera più corretta. Il linguaggio deve guidare. Perché dopo aver anticipato quello che succederà nella schermata successiva, quindi dopo avermi detto che a breve succederà qualcosa, e stiamo parlando di cose veramente semplici, anche semplicemente dire: per recuperare la tua password riceverai un'email. È un'anticipazione, ti ho detto che cosa sta per succedere. Guidare vuol dire dirmi esattamente mentre lo faccio cosa devo fare. Inserisci qui la tua email. Banale, no? Eppure molti siti, molte pagine, molte interfacce non lo fanno. Non mi guidano, non mi dicono che se io accetto la privacy, accetto determinate regole, come per esempio il fatto di perdere il diritto alle mie foto, per dire, questo avviene su molti social. Guidare vuol dire spiegarmi, mentre faccio le cose, che cosa devo fare. Anche semplicemente se c'è un messaggio di errore perché sono sul sito di Trenitalia e cerco di comprare un biglietto e premo su acquista e compare un bel messaggione che mi dice messaggio 204, servizio non trovato, a me quel messaggio crea un problema perché non mi guida, non mi dice che cosa devo fare, e infatti io rimango lì a chiedermi: va bene, adesso dove ho sbagliato, che cosa devo fare. Il linguaggio quindi, oltre ad anticipare e guidare, il linguaggio è le parole che noi usiamo, deve rassicurare. Dopo che ho fatto un'operazione, devo avere la certezza che la mia operazione sia andata a buon fine, che se dovevo scaricare un documento, il documento è stato scaricato, se dovevo registrarmi ad un servizio, mi sono registrato, se dovevo fare una fattura elettronica, la fattura elettronica effettivamente è andata a buon fine. Spesso in tutti i servizi digitali, questa che sarebbe quella che volgarmente chiamiamo la thank you page, non c'è. E quindi io rimango lì a chiedermi: ho pagato? È andata bene? Ci sono riuscito? Vi è mai successo? Quindi, sapete che ha risposto Mario Draghi quando gli è stato presentato il report? Adesso non leggete, non facciamo che leggete, perché sennò siamo buoni tutti. Allora, Mario Draghi, di fronte quando è stato presentato questo report, ovviamente nessuno se lo aspettava, ha detto una frase che è questa: le banche devono occuparsi di fatti e non di parole. Secondo voi ha fatto bene?
Secondo me sì, invece, ha fatto bene. Perché alle parole dobbiamo pensare noi. Ci dobbiamo pensare noi perché è il nostro lavoro. Se le parole non aiutano le persone, non servono a niente. Ma questo è il nostro lavoro, perché noi lavoriamo con le parole e lavoriamo perché le parole aiutino le persone a vivere meglio. In questo momento storico, nel 2019, anche nel 2020, guardate, anche nel 2021, in questo momento storico, noi abbiamo un'opportunità grandissima, che è quella di riavviare il sistema, di fare proprio un reboot, di fare proprio pulsante, premo e riavvio. Perché questo è il momento in cui possiamo ripensare alle parole che utilizziamo, per riportarci noi al centro del design, dopo anni in cui siamo diventati anche un po' l'ultima ruota del carro, in cui c'erano lo sviluppatore, il grafico. Noi, alla fine, guarda, ho un'interfaccia, mettici due parole. Abbiamo ora, adesso, l'occasione per rimetterci al centro e riprovare. Il nostro futuro è questo, però ce lo dobbiamo prendere noi. E ho finito. Grazie. Prima che scappate, mi potete fare domande, mi potete scrivere, c'è Masterclub, non so che cos'è, però se voi volete scrivete. Lì sono io su Twitter, non ci sono mai, però se volete scrivetemi anche lì. Se mi volete fare domande vi do il microfono. Grazie di essere stati qui, di essere stati in questa sala, è un grandissimo onore, grazie. Grazie Valentina, abbiamo tempo per una domanda sicuramente. Io mi stavo chiedendo, secondo lei, anche per questo esempio che ha portato di treni... Scusami, puoi parlare più forte che non ti sento? Per l'esempio che ha portato di Trenitalia, no? Il testo che ci ha fatto vedere era difficilissimo da leggere, vuol dire che anche la persona che l'ha scritto ha utilizzato molte risorse cognitive per scriverlo. Allora, sia Trenitalia che le altre istituzioni pubbliche che ci sono, cioè, lei saprebbe dirmi perché utilizzano questi testi impossibili? Sì. Per disincentivare l'utilizzo delle piattaforme, per crearci domande che a cui non sappiamo rispondere, non capisco, perché va contro i loro interessi. Allora, guarda, io penso una cosa, che usare le parole bene sia un discorso di strategia, perché il problema non è soltanto di essere etici. Adesso io mi piacerebbe poter dire io lo faccio perché sono etica, sono una persona trasparente e pulita. La realtà è che io con questo lavoro ci vivo, e se le mie parole, non è che ci vivo solo io, ci vive anche Trenitalia. Trenitalia è in un regime di monopolio e fa un po' come vuole, ma il discorso è sempre: se io voglio più clienti mi devo far capire da più clienti, se io non prendo il segmento anziani mi tolgo una parte di clientela che paga. Cioè, il discorso è sempre quello, che l'etica spesso è anche marketing, è incredibile, ma è così. Però ci sono tanti errori che poi sono determinati anche da una serie di cose che si sono incatenate nel tempo. Però sì, in teoria noi dovremmo utilizzare un linguaggio più semplice, più chiaro, perché ci fa del bene. Spero di averti risposto. Ok, grazie.